Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli. Oggi più che mai il pianeta ha bisogno di soluzioni che guardino al futuro, a partire dai luoghi in cui viviamo e lavoriamo. Come ben sapete, Cani e Gatti TV Channel è molto, ma molto attenta alla salvaguardia degli animali e nel rispetto dell'ambiente. E oggi più che mai il pianeta ha bisogno di soluzioni che guardino al futuro, a partire dai luoghi in cui viviamo e lavoriamo.
Siamo andati a conoscere un'azienda che rispecchia proprio queste esigenze, alle porte di Milano. Si trova nella Monza e Brianza e si chiama Edil Porro, un'azienda a conduzione familiare e made in Italy. Ha scelto di rispondere a questa esigenza con un impegno concreto verso l'ecosostenibilità. Si occupa di ristrutturare e costruire edifici utilizzando esclusivamente materiali ecocompatibili, a basso impatto ambientale, ed è specializzata nel creare spazi che uniscono comfort, estetica e rispetto per l'ambiente. Ogni progetto viene realizzato con una visione sostenibile, utilizzando pannelli solari, materiali riciclati e tecniche innovative di isolamento. Sono solo alcune delle soluzioni che Edil Porro Milano adotta per garantire un impatto ambientale ridotto. E per i nostri pelosetti, pensate che hanno in progetto anche delle cucce realizzate con solo materiali ecocompatibili, perché il rispetto per gli animali e la natura vanno di pari passo. Complimenti ragazzi e continuate così. E se volete saperne di più, andateli a conoscere sul loro sito internet. E noi continuiamo a scoprire nuove realtà che fanno bene al nostro pianeta. Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta. Da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia. Si parla tanto di benessere nei confronti dei nostri amici a quattro zampe, ma si parla tanto anche di quali prodotti utilizzare, soprattutto naturali. Ce lo spiega Cristiana. Cristiana, che cosa dobbiamo utilizzare per il benessere dei nostri amici a quattro zampe in modo naturale?
Ciao Marco, sì, il benessere degli animali, dei nostri cani come dei nostri gatti è molto importante e una cosa che può essere a sostegno di questo è appunto la naturopatia. Con naturopatia presentiamo un percorso che lavora a 360 gradi sull'animale, sia la parte fisica che mentale e emotiva, soprattutto quella emotiva. Nella naturopatia abbiamo diverse branche, diverse materie anche di studio che possono essere la floriterapia, la fitoterapia, la medicina tradizionale cinese, fino ad arrivare alla ayurvedica, passando per la cristalloterapia. Il mio discorso di oggi è solo a fine illustrativo, perché chi va a utilizzare questi prodotti, sì, naturali, devono essere supportati da esperti, da persone qualificate. Mai fare il fai da te quando si parla della naturopatia. La naturopatia può essere utilizzata come supporto e sostegno anche a una terapia farmacologica, sia in umana che sui nostri amici a quattro zampe. Qui potete vedere quello che sono i fiori di Bach, siamo nell'ambito della floriterapia, che viene utilizzata appoggiandosi comunque, ripeto, a degli esperti, anche e soprattutto a chi vi può preparare quello che è il bouquet o cocktail floreale, perché ognuno di questi boccetti contengono degli estratti di piante e di fiori che hanno un apporto particolare a livello energetico. Si usano tantissimo sugli animali i fiori, che possono essere i fiori di Bach, i fiori australiani, i fiori californiani, che sono i più conosciuti, ma ne abbiamo tantissimi altri. Il cocktail floreale viene preparato osservando nel minimo dettaglio l'animale che noi abbiamo di fronte, per capire qual è il miglior fiore da dargli, da somministrargli. La somministrazione sugli animali può essere fatta tramite boccette spray, piuttosto che messi direttamente in bocca, piuttosto che nella ciotola dell'acqua. E qui sarà il vostro naturopata o il vostro floriterapista a darvi i dosaggi, le quantità e le quante volte al giorno e per quanto tempo andare a prendere i fiori. Altro grandissimo tema della naturopatia che io amo in modo particolare sono gli oli essenziali, e rientriamo nell'ambito dell'aromaterapia. Attenzione che naturale non vuol dire sicuro, perché è noto che gli oli essenziali, essendo estratti da tantissime piante e tantissimi fiori, possono avere anche un certo livello di tossicità. Quindi anche qui fatevi spiegare sempre molto bene come andare ad utilizzarli. Quando andiamo ad utilizzare l'aromaterapia? Quando abbiamo problemi legati all'emotività, all'ansia da separazione, a delle piccole fobie, delle paure, dei disagi anche ambientali nell'affrontare l'altro, nell'affrontare il mondo. Vengono utilizzati spessissimo per la calma, appunto per l'ansia da separazione. Gli oli essenziali vengono usati tanto anche come repellenti sui cani e sui cavalli, proprio per il loro alto potere repellente. Anche qui ci sono delle formulazioni costruite apposta per quell'animale. Non vanno mai dati puri, ma vanno sempre veicolati, sempre diluiti. Si possono fare anche delle creme, si possono appunto creare degli spray, soprattutto se parliamo di repellenti. Con la naturopatia, l'aromaterapia, la floriterapia andiamo davvero a sostenere quello che è il nostro animale, per aiutarlo ad affrontare determinate situazioni o proteggerlo o aiutare la guarigione dello stesso.
Parliamo adesso di una patologia attuale, perché ormai siamo in estate, che sono i corpi estranei che possono capitare ai nostri animali, cani e gatti. I forasacchi sono forse quelli più comuni che si notano nella clinica veterinaria. Cosa sono i forasacchi? Sono quelle spighette che noi vediamo all'angolo delle strade, che chi ha qualche anno come me giocava da bambino tirandoseli addosso, e questi si attaccavano ai nostri vestiti e piano piano si muovevano. Cosa vuol dire questo? Che queste ariste di graminacea, come in realtà si chiamano, possono essere prese dal cane anche solo passandoci vicino con il pelo, e sul pelo l'arista di graminacea, il forasacco, tende a comportarsi come quando ce le tiravamo addosso sul maglione, sulla maglietta, e che quindi camminino, tra virgolette. Cosa vuol dire questo? Che spesso e volentieri possiamo trovare questi forasacchi che, camminando sul pelo, dove vanno? Vanno in qualunque posto. Qualunque posto a uno venga in mente si può trovare un forasacco. I posti più comuni sono tra le zampe, perché chiaramente il cane ci cammina sopra, la rista si ferma all'interno tra le dita, lì comincia a irritare, magari il cane mordicchia, comincia a zoppicarsi, e se uno non ci fa particolarmente attenzione buca la cute, sale e può migrare in qualunque parte del corpo. Più facilmente visibili da chi ha il pet è se queste ariste di graminacee, come purtroppo a volte succede, si infilino all'interno del condotto uditivo. Quindi questo cosa vuol dire? Potete immaginare che avere un pezzo di legno all'interno del condotto uditivo, dove è così innervato il timpano eccetera, il cane è molto molto infastidito, quindi comincerà a scuotere la testa, comincerà a grattarsi le orecchie, addirittura vengono con la testa storta, perché cercano di per gravità di cercare di farle scendere, ma purtroppo la rista di graminacea non scende. Quindi cosa dobbiamo fare a questo punto? Se il soggetto, cane o gatto che sia, è particolarmente buono, si va a fare una otoscopia, cioè con dei mezzi adatti si vanno a vedere all'interno del condotto uditivo, e nel caso ci siano le ariste delle graminacee, queste vengono prese e tolte. Non dimentichiamo che se rimangono lì per molto tempo si può arrivare anche alla perforazione del timpano e ad avere vere e proprie otiti, con per doverli sistemare si può arrivare anche alla chirurgia vera e propria. Un altro posto molto fastidioso, che purtroppo ormai se ne vede praticamente uno al giorno, è quando la rista di graminacea, soprattutto nel cane ma non esclusivamente, entra all'interno del naso del cane. Chiaramente il cane è sempre con il naso per terra, annusa di qua, annusa di là, e la rista di graminacea riesce a entrare all'interno della canna nasale. Cosa succede? Sintomatologia abbastanza classica, inizia quando hai portato fuori il cane inizia a starnutire, ha degli eccessi di starnuti di 7, 8, 9, 10 starnuti per volta, così importanti che spesso e volentieri sbattono addirittura la testa e il muso per terra a furia di starnutire. Il cane comincia a grattarsi la canna nasale, e questo fortunatamente induce il proprietario a portare il cane dal veterinario, e anche qui bisogna arrivare a toglierli. È una situazione più complessa di quello dell'orecchio, perché purtroppo nel 90% dei casi purtroppo il cane viene addormentato, si entra con un rinoscopio, si va a cercare la rista di graminacea, e anche lì con strumenti particolari, tinte particolari, si riescono a, magari con qualche difficoltà, a estrarla dalla canna nasale. La stessa cosa può succedere anche al gatto, chiaramente un gatto che vive outdoor, però ci è capitato anche di dover togliere delle ariste di graminacea dalla canna nasale di un gatto che, potete immaginare tutti, è talmente piccola. Un caso che ci è capitato settimana scorsa, ad esempio, in un chihuahua riportato con sintomatologia da corpo estraneo nasale, in realtà quando siamo entrati con l'endoscopio eccetera eccetera, quello che abbiamo tolto era 10 cm più o meno di stelo d'erba, perché avevano appena tagliato il prato e il cane è andato lì, hanno usato e si è aspirato un
un pezzo di 10 cm di erba. Capite che 10 cm nel naso di un chihuahua che hanno un nasino di 2 cm è una cosa particolarmente fastidiosa per il nostro pet, sia nel cane, come si diceva, che nel gatto. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, benvenuti al primo soccorso veterinario, ma non solo. Mi trovo con Giorgio Anfossi per il primo soccorso veterinario. Quanto è importante il primo soccorso veterinario? Come anche per gli esseri umani, il primo soccorso veterinario è fondamentale per ridurre la sofferenza, e il primo soccorso può salvare la vita, può fare la differenza tra la vita e la morte. Ok, e questi corsi sono fondamentali, cioè la prima cosa da fare, è vero, il pronto soccorso poi è importante, ma si parte sempre dalla base di tutto. La base di tutto è proprio la valutazione dell'evento, la valutazione del soggetto, quindi dell'animale, e se necessario intervenire correttamente. Senza valutazione l'intervento che si fa improvvisato può essere addirittura sfavorevole per il soggetto. Okay. Soccorso. Quindi allora è importante, soprattutto qua adesso che andiamo verso la stagione calda, un'insolazione. Ok, il colpo di calore è qualche cosa che deve essere trattato immediatamente, quindi la conoscenza del trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie è fondamentale proprio per il beneficio dell'animale stesso. Adesso c'è la cura dell'animale e evitare l'esposizione dell'animale al calore, quindi il calore è qualcosa di da trattare, da considerare. Quali sono le accortezze, le prime accortezze? Non esporre direttamente al calore l'animale, eventualmente se capita questo in maniera accidentale bisogna portarlo in un luogo fresco, reidratarlo e raffreddarlo tantissimo, proprio per evitare che si surriscaldi la temperatura corporea. Esatto, soprattutto quando si va al mare, nelle spiagge, anche nelle spiagge pet friendly, mi raccomando il cane sì sotto l'ombrellone, mi raccomando l'idratazione, se possono fare il bagno in acqua, mi raccomando fategli fare il bagno in acqua, è molto importante, la doccia, ecco, bisogna idratarlo molto molto spesso. Io vedo che qua dietro c'è un prototipo di un cane, ecco, ho visto prima che facevi delle manovre, no? Ho visto un 15 volte, ecco, quello a cosa serve? Il trattamento si chiama VLS, quindi il trattamento del paziente in arresto cardiaco e nello specifico dell'animale, quindi la rianimazione cardiopolmonare di base per l'animale in arresto cardiaco. Può capitare che per diversi eventi l'animale vada in arresto cardiaco e se trattato immediatamente possa riprendersi. Quindi mi raccomando ragazzi, è importante quando si ha un cane o quando si decide di prendere un peloso a quattro zampe fare un primo soccorso veterinario, perché è fondamentale, perché salviamo la vita ai nostri amici a quattro zampe, la preveniamo, insomma preveniamo determinati tipi di situazioni. Io penso che sia onorevole quello che voi fate, anzi assolutamente, veramente una cosa meravigliosa. Quindi prima cosa, assolutamente un corso di primo soccorso veterinario è fondamentale. Cosetta, un evento meraviglioso, davvero bravi, bravi, bravi. Poi ce ne sarà un altro il 12 di maggio. 12 maggio ci sarà la replica del corso, visto la richiesta che abbiamo. Ho visto, infatti lo vedete anche dalle immagini. Proprio per la richiesta, perché effettivamente, cioè, è un corso che dovremmo fare un po' tutti quelli che hanno gli animali, che siano gatti, che siano cani, che siano criceti, dobbiamo farlo, perché per salvare i nostri animali e per arrivare dal veterinario dobbiamo assolutamente saper fare determinate cose che ci insegneranno al corso i docenti
della Croce Arancione. È vero, ho visto che c'era veramente tanta affluenza, tante persone, quindi questo dimostra il fatto che le persone sono predisposte e dovremmo farlo veramente tutti. Io l'avevo fatto al tempo, mi ricordo, a Niguarda, e mi è stato molto utile per il mio cane, perché mi sono detto: è inutile urlare aiuto, aiuto, c'è un veterinario in giro. No, prima cosa, se posso e se riesco, lo aiuto io, nel mentre chiamo comunque il soccorso. Ovviamente che poi dopo bisogna chiamare il soccorso, però allora lo dobbiamo mantenere vivo. Allora, questa è la cosa fondamentale, giusto? Okay. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo avuto modo di venire qui a vedere il tuo posto, è stata veramente una giornata bellissima, davvero bellissima, quindi come promesso ti abbiamo portato il bollino dell'Italia di Artù e in più il Pet Info Point, dove loro praticamente, dove tu lo andrai a mettere in un punto strategico, dove possono tranquillamente scaricare l'applicazione e tutte le persone sono tranquille. Un'applicazione veramente utile, cioè grazie. Utile, che non esiste, e per chi ha gli animali, cioè è da scaricare assolutamente, perché troviamo posti insomma in tutta Italia, pertanto non è che c'è solo Casale Dolce Cosi, ma ci saranno altri mille e possiamo appoggiarci anche a loro, perché comunque sono tutti posti che ci possiamo fidare. Quindi un pet network dove tutti possono collaborare, dove gli utenti possono tranquillamente scaricarla gratuitamente, ve lo ricordo, e possono andare a trovare qualsiasi struttura verificata o anche professionista verificato e andare con tranquillità, cliccare e a raggiungere il posto, perché è completamente geolocalizzata. Adesso noi andiamo ad applicare il bollino, noi ci vedremo il 12 maggio e il 16 di giugno per questi due eventi molto molto interessanti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo servizio, sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, grazie. E siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Cani e Gatti TV Channel, dedicata al meraviglioso mondo degli animali e della natura. Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento a tutte le emittenti televisive che ci hanno supportato e che ci supportano e contribuiscono a far conoscere e apprezzare la bellezza del mondo a quattro zampe. Se avete eventi speciali, progetti interessanti o se desiderate collaborare con noi, non esitate a contattarci all'indirizzo info@canigattitvchannel.com. Siamo sempre entusiasti di creare nuove opportunità e di condividere con voi le meraviglie della natura. Non ci resta che darvi appuntamento alla prossima puntata. Un caloroso saluto da Marco Anelli e da tutto il team di Cani e Gatti TV Channel. A presto!